Salutate bambini! Ciao! È bello lo scivolo? Sì. Bene, bene! Guarda come va da fondo! Vai, vai, vai a cannone! La che spettacolo! Sì, è subacquea! Dai, dite ciao al canale di Alessandro Tech World! Ciao. Dite! Ciao Alessandro Tech World! Ciao Alessandro! Vai, grandi! Dai, faccio anch'io adesso! Alessandro Tech World. Allora ti prego, va bene. Vai, grande. Vai. Ciao. Salutate il canale. Ciao. Ciao, ciao. Iscrivetevi, ciao. cliccate. Grande, ciao. Grande. Bene amici di Alessandro Tech World, video che sto girando in Full HD a 60 frame per secondo con la nuova SJ Cam SJ 5000 Plus. Pan veloce. Andiamo a vedere anche la bontà del sensore, che è un Panasonic. Dopo vi invito a vedere la prossima settimana la recensione completa sul canale con tutte le varie i vari aspetti positivi e negativi di questa SJ Cam che sto testando ormai da circa un 5-6 giorni. Andiamo a vedere qui, che è una zona particolarmente illuminata. Andiamo a fare un giretto in giardino, così vi faccio vedere anche come funziona la stabilizzazione dell'immagine. Il volume, il guadagno microfonico del volume è impostato al 60%, anzi al 70%. Questa è una betulla, tutta di edera. Questa è la casa del vicino. Un attimo anche qui come lavora. Qui non c'è troppa luce, come potete vedere è una zona un po' d'ombra. Andiamo di là, dove è una zona particolarmente illuminata. Infatti il sensore, quando cattura tanta luce, è davvero ben definito. Andiamo a vedere questa parte, come potete vedere funziona bene. Facciamo magari un piccolo zoom su questo fiorellino e poi ci allontaniamo. Vediamo un po' di lì, così vi faccio vedere anche un po' da distante come funziona il sensore. Anche questa è una zona un po' d'ombra, come potete vedere non c'è sole, luce diretta. Dai, andiamo un attimino di là e poi vi saluto. Oggi credo di pubblicare anche oggi o domani, eventualmente diciamo entro questi due giorni, un video che vi farò vedere anche come funziona diciamo in immersione, quindi in piscina vi farò vedere. Vi dico che ho già provato e la sto utilizzando oggi, funziona, quindi l'impermeabilità è sicuramente funzionale tramite una custodia che è sempre compresa nella confezione, ma poi vi rilascio alla recensione completa che avverrà la prossima settimana sul mio canale. Va bene, vi invito ad iscrivervi, grazie per aver visto questo video e al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World!